Allora, cari amici, la situazione evolve, evolve, anche se i più disattenti non se ne accorgono, la situazione evolve continuamente. Oggi partiamo un po' dai numeri, sapete che io sono una persona concreta, mi piace partire spesso dai numeri e poi facciamo qualche semplice proiezione matematica. Dunque, i numeri ci dicono che sono stati fatti oltre 900.000 tamponi al giorno, sia giovedì 23 dicembre che venerdì 24. Ho scelto di riferirmi a questi giorni come riferimento, perché probabilmente sono più indicativi dello stesso Natale e Santo Stefano. Facciamo delle semplici proiezioni, immaginando un tasso ipotetico di positività del 10%. In realtà, in passato è stato anche del 20, negli scorsi anni, e già ieri era superiore, era all'11,5%, quindi mi sono voluto tenere appositamente un pochino più basso di quanto è presumibile in realtà avvenga. E appunto, come capite benissimo da soli, 900.000 tamponi al giorno sono circa, questo è il conto della serva, circa indicativamente, con un tasso di positività del 10%, appunto, 90.000 positivi trovati ogni giorno. Ovviamente la stragrande maggioranza di questi guarisce senza problemi. 90.000 positivi al giorno dopo un mese, 90.000 per 31, fatto prima qualche calcoluccio, ci dà 2.790 nuovi contagi in un mese, nuovi contagi e nuovi guariti. Quindi, che probabilmente presumibile siano anche di più, possono diventare 3 milioni, eccetera. Quindi vedete che il tutto si aggiunge a una situazione in cui la campagna di vaccinazione è stata molto elevata e già i dati ufficiali ci dicono che l'88,77% degli over 12 ha avuto la prima dose, ebbene l'85,57% degli over 12 ha avuto anche già la seconda, senza contare poi gli oltre 17.193.000 che hanno già avuto anche la terza somministrazione del siero sperimentale ad oggi, e anche questi numeri, anche su questo fronte, naturalmente i numeri sono destinati ad aumentare, seppure abbastanza più lentamente. Quindi vedete la situazione che si va a creare. Noi verso fine gennaio, ma andiamo anche un pochino oltre, metà febbraio, il Covid, avremo veramente tutti vaccinati, praticamente tantissimi vaccinati, e avremo anche tantissimi contagiati che però sono guariti con un semplice raffreddore, e hanno dimostrato materialmente, empiricamente, che questo virus non deve assolutamente spaventare più del dovuto. Quindi vedete, la narrativa terroristica sul coronavirus è comunque di breve respiro, è destinata a finire in tempi piuttosto brevi, non si scappa, non si scappa. Stavolta siamo veramente alla fine di un discorso. È sempre più difficile tenerla in piedi, è sempre più difficile continuare a far dormire le persone, il grande risveglio è in atto. Ciò significa che abbiamo vinto? No, però è un punto molto molto importante, è un punto molto importante a nostro favore, l'ho sempre detto, il fattore T, il tempo gioca a nostro favore, più i tempi si allungano, più il grande reset va in crisi. E da qui poi la Cabala tenterà gioco forza, dovrà tentare gioco forza nuove carte terroristiche per evitare la sua sconfitta, che però è inevitabile e è sempre più vicina. Per cui state positivi,
continuate a fare le vostre vite il più possibile normalmente, prendetevi le precauzioni dovute per il Covid, ma soltanto le precauzioni, quindi la mascherina in luoghi affollati, e mettetevi la mascherina anche se siete distanti 50 metri, se lo volete fare e se avete paura delle multe, ma non è una questione sanitaria. Non è una questione sanitaria, non è una questione sanitaria. Fate tutto il contrario di tutto, fate tutto quello che volete, ognuno deve fare ciò che è giusto, ciò che ritiene giusto, purché ci sia consapevolezza, 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 consapevolezza e spirito critico, usare il cervello. Quindi la consapevolezza è la parola chiave, l'autoconsapevolezza. Io posso anche mettermi una mascherina perché così so che non mi rompono le palle quando sono in giro, ma so anche contemporaneamente che se la persona più vicina a me è a 30, 50 o a 500 metri è solo ed esclusivamente un fatto burocratico. Grazie per l'attenzione, iscrivetevi al mio canale Giorgio Riccardin e anche al mio gruppo Telegram, se vi va, se apprezzate quello che sto cercando di fare. Grazie, alla prossima videopillolina.